Il fascio di Torre del Greco offre la bandiera di combattimento al sommergibile Corallo. In piazza Santa Croce, pavesata di strisce tricolori, il cardinale Ascalesi, arcivescovo di Napoli, impartisce la benedizione alla bandiera alla presenza del prefetto, del segretario federale, dell'ammiraglio comandante il Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno e di numerose altre autorità civili e militari. Il vessillo è stato quindi consegnato al comandante del sommergibile. Dalle torrette fiere ogni sguardo attento sta, agili ed invisibili, partono i sommergibili, cuori e motori da saltatori contro l'immensità. Andà per vasto mar, ridendo in faccia monna morte dal destino, colpire e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. È così che vive il marinar, nel profondo cuor del sanante mar, del nemico e delle avversità, se ne picchia perché sa che vincerà. Una tromba briglia di tocchia nell'albergar, una torretta di ghiaccia la preda al suo passar, nata dal sommergibile, rapido ed infallibile, dritto e sicuro, batte il siluro, schiande e sconvolge il mar.